Del tutto impreparati, entriamo nel pomeriggio della vita. Peggio ancora, lo affrontiamo partendo dal falso presupposto che le nostre verità e i nostri ideali ci saranno d'aiuto come hanno fatto finora. Ma non ci è possibile vivere il pomeriggio della vita seguendo il programma adottato al mattino. Perché ciò che fu grande il mattino sarà piccolo la sera. E le verità del mattino, la sera saranno divenute falsità. Oh, ciao. Ciao. Tutto bene? Ehi, non c'è un altro po' di latte? Certo. Oh, scusa, non l'avevo visto. Grazie. Ok, le valigie sono pronte, ho le merendine, le ricette di Jason, il cane è in pensione, la rata della macchina è pagata, ho avvertito i vicini. Ehi, Jack. Jack. Jack, cerca di spegnere quel videogioco e scendi a fare colazione. Ce ne andiamo via tra un po'. Posso solo finire la partita, mamma? Ok, ma dopo stacchiamo la spina per tutto il weekend, chiaro? Che cosa vuol dire, stacchiamo? Non fare lo spiritoso e sbrigati, forza. Ehi, tesoro. È ora di alzarsi, sai. Ciao. È già domani? Certo che è già domani. E domani ce ne andiamo in vacanza a divertirci. Ma dobbiamo evitare il traffico, quindi bisogna proprio vestirsi subito. In piedi, scimmietta. Su, muoviamoci. Stai esagerando, Larry. Cosa posso farci? Intanto grossi danni alla vostra immagine, Chad. Ascolta, tu hai un marchio da difendere. Un mucchio di aziende finiscono nei guai per le questioni ambientali. Davvero non c'è il clima adatto per certe cose. E tu che mi suggerisci? Ti suggerisco di cercare un compromesso sociale. Non tirare troppo la corda o tutto quanto il progetto andrà in fumo. Ma che diavolo è questa storia dell'impatto ambientale? In fin dei conti stiamo solo parlando di un albero. Non si tratta solo di un albero. Chad, non stai soltanto rischiando grosso, ma stai anche dando l'idea di essere un insensibile. Io sono insensibile. E quello è solo un albero. Spenderai un sacco di soldi per pura cocciutaggine. Senti, Larry, ne parliamo dopo, scusa. No, un momento, Chad. Adesso aspetta, non ho tempo, ok? Sto per mettere giù. Non attacca... Di che parlavate? Il settore ha un calo dell'80%. Perché non costruite accanto all'albero? Perché perdo soldi e tu non prendi il tuo bonus. Riprogettare un'intera ala dell'edificio per un dannatissimo albero. Lasci stare, allora. Cos'ha deciso per la riunione del comitato domattina? Quale comitato? La Casa della Speranza e della Promessa. Ah, la prossima volta che mi chiedono di andarci, ti prego, sparami. L'ha saltata l'altra volta, ricorda? E continuano a scriverci chiedendo la sua presenza. Ok. Se c'è Hugh Johnson, non posso mancare. Le ricordo che la Casa della Speranza e della Promessa aiuta famiglie in difficoltà. Ho preparato un fascicolo su di loro, così potrà conoscere meglio la loro missione e la loro attività. Conosco già la loro missione, dare un sussidio alle persone che non ce la fanno da sole. Ma vuoi sapere una cosa? Io non ho mai avuto sussidi, ci so stare al mondo.
Dirò alla detto stampa di rilasciare una dichiarazione sulla sua filantropia. Questa sì che è una buona idea. Distrarrà l'attenzione dall'albero. Esattamente. Dovremmo andarlo a prendere fra un quarto d'ora. Solo un attimo. Sì, pronto? No, che è successo? Ehi, ti sento malissimo. Non lo so, prende poco da queste parti. Che vuol dire? Ci hanno ripensato. È uno scherzo, vero? Beh, tu sei il mio agente, non... Troppo violento? Ma che ma che significa? Su, io non faccio film dell'orrore, faccio arte, devi convincerli di questo. Come? Ma si ricordano cosa ci siamo detti? No, devi trovare un modo per portarli. Sì. Senti, mi ha stretto la mano, mi ha guardato con gli occhi lucidi e ha detto, questo è un progetto d'oro, voglio fare il tuo film. Certo. Beh, se questi non pagano, troveremo un altro produttore, ne sono sicuro. Non credo sia un problema. Scusa, fammi passare. Vuoi farmi felice? Trova i quattrini per il mio film. È questo che mi piacerebbe. Devo andare, sto iniziando con Wayne Dyer. Ciao. Wow, maledizione. Fare qualcosa? Ce li hai 5 milioni? Se li avessi non sarei qui. E allora non puoi aiutarmi. Ci dispiace, Dave. Avanti, non pensarci. È vero, sarà un lavoro divertente. Alle 6:30 di mattina niente può essere divertente. È un lavoro e basta. Appena abbiamo finito le riprese, tagliamo la corda, ok? Wayne! Ah, buongiorno, come David. Sta? Ah, benissimo, spero che grazie. Non sia troppo presto per te. Ah, no, sono pronto da un bene, pezzo. Bene. Lui è Rob, il nostro cameraman. Siamo molto fortunati ad averlo con noi. Ron il fonico. Salve, Ron, piacere. E lei è Serena, salve. La mia segretaria di produzione. Piacere, è veramente dottore. In gamba. Per qualunque cosa chiedi a lei. D'accordo. Dunque, se ci dai un minuto, andiamo giù nell'area, nell'area okay, comune bene. E sistemiamo l'attrezzatura lì. Posso venire anche subito, sono già pronto sì, da ore. Sì, molto bene, allora andiamo. Perfetto. Prima tu. Oh, grazie. Dormito bene, Wayne? Oh, benissimo, sì. C'è niente... Dormo sempre alla grande. E voglio dire, hai qualche aspettativa particolare? Qualcosa che dovrei sapere? No, non ho aspettative. Sono nelle vostre mani. Oh, tutto quello che volete per me va bene. Dottor Dyer. Ok, ma hai fatto male a dirlo, Wayne. Le metto un po' di cipria, visto che è un po' lucido. Va bene? Sì, grazie tante. Grande il posto, eh? Sì, è stupendo. Sono un po' allergico alla natura, purtroppo. Oh, io l'amo, mi trovo benissimo qui. Controlliamo, Rob. Vuoi più alberi o meno alberi in campo? No, va bene così. Allora, che ne pensate? Avete dato un'occhiata in giro? No, purtroppo non abbiamo avuto il tempo. Il proprietario è una persona affascinante e me ne ha raccontato la storia giorni fa. Non riesco a sentirla. È veramente magico, una natura incontrastata. Scusi, può ripetere? Dicevo che è magico, davvero magico. Ok, proviamo. Nel 1913 Julia Morgan, un'architetta, progettò tutto quanto il posto. In origine doveva essere un resort per la divisione est di una grande azienda dove svolgere corsi e conferenze. Il nome del complesso è Asilo Mar. Sapete cosa significa Asilo Mar? L'ho chiesto a una persona e mi ha spiegato che asilo, in altre parole, è un rifugio. Insomma, un rifugio sul mare. Se siete pronti, possiamo iniziare. Non lo trovi interessante, David? Moltissimo, come sì. Stavo dicendo, è un rifugio sul mare. È davvero incredibile. Me ne sono innamorato a prima vista. Wayne, il programma è questo. Da oggi in avanti ti intervisteremo sul nuovo libro. Andremo a cercare altre location per le riprese, dove parlerai di tutto quello che vuoi. Insomma, ronzeremo un po' qua e là nei prossimi giorni. Scusa, cosa significa che ronzeremo? Che parleremo andandocene in giro. Ronzeremo come le api? Sentite, i professionisti siete voi. Non ho nessuna preclusione. Sono pronto a seguirvi dovunque vogliate. Per questo lavoro sono più che altro un tecnico. Ah sì? Sai che ti dico, magari potrei imparare qualcosa di nuovo. Sono pronto a tutto, Wayne. Ottimo. Allora iniziamo, se siete pronti. Sono già in moto.
Va bene, ok. Saresti così gentile da battere il chakra? Con enorme piacere. Me lo dai in faccia? No, niente paura. Ah, meno male. Dottor Wayne, scena 1. Dottor Wayne ha appena terminato il suo ultimo libro. Le andrebbe di raccontarci qualcosa in proposito? Sì, con molto piacere. Una delle cose che mi ha più intrigato negli anni è stato scoprire quanta gente si senta priva di scopo e cerchi di dare un senso alla propria vita. Ho sentito spesso chiedere qual è il mio scopo, come faccio a trovarlo, sento che mi sta sfuggendo qualcosa e così via. E ho sempre pensato che il vero scopo della vita sia essere felici, viverla pieno, aprirsi e raggiungere una meta, un vero, solido punto d'arrivo. Troppe persone passano la loro esistenza cercando continuamente un altrove. E non arrivano da nessuna parte. Uno dei modi per comprendere qual è esattamente il proprio scopo nella vita è quello di ritornare alla natura, di riscoprire la propria natura. Qualche anno fa ho scritto un libro, Cambia i tuoi pensieri, cambia la tua vita, basato sugli antichi insegnamenti di Lao Tzu contenuti nel libro Tao Te Ching. Lao Tzu ci ricorda che tutto l'essere ha origine nel non essere. Gesù, nel Nuovo Testamento, dice che la fonte della vita è nello spirito e che non siamo figli dei nostri genitori. Noi, in realtà, proveniamo tutti da questo luogo chiamato spirito. Quando ognuno di noi viene al mondo, proviene da una piccola, infinitesimale gocciolina di protoplasma umano. Da un puntino, se volete. E tutto ciò che era contenuto in quel puntino, dal quale proveniamo, è tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Una delle metafore più importanti che uso è che nei primi 9 mesi della nostra vita, dal momento della concezione al momento della nascita, qualcos'altro ha fatto tutto al nostro posto. Noi non servivamo. Non dovevamo pensare al colore dei nostri occhi o alla forma del corpo. Qualcos'altro si prendeva cura di noi e a noi spettava solo arrenderci. Io lo chiamo il polo del futuro, che ci spinge, ci attrae tutti, in direzione di qualsiasi cosa dovremmo diventare. E non credo di esagerare quando dico che quello che ci servirà per il nostro viaggio materiale è già tutto lì dentro. Dunque, perché non dovrebbe bastarci per il resto del viaggio? Anche lo scopo che cerchiamo lì dentro è tutto lì, insieme alla nostra personalità. C'è tutto quello che un giorno saremo, non solamente il noi fisico, ma il tutto. Per nascere basta lasciarci andare, amare, arrenderci. E poi noi genitori guardiamo queste creature bellissime, io ho 8 figli, quindi l'ho visto cadere molte volte, guardiamo i loro visini, le coccoliamo e poi diciamo: bel lavoro, Dio, ben fatto, non poteva andare meglio. Ed è lì che smettiamo di arrenderci. Dovunque andiamo, siamo tutti circondati da una serie di persone, la nostra famiglia, la nostra cultura, le quali iniziano a convincerci che non possiamo credere in chi siamo. State buoni e datemelo. Dobbiamo credere in qualcosa che è fuori di noi, la meta del viaggio, la nostra ambizione. Dal momento in cui diciamo adesso comando io, introduciamo un'impurità, rompiamo questa perfezione ed escludiamo il nostro creatore. Gli diciamo così: tu stai fuori. Chi sta parlando è l'ego, l'ego. L'ego è la parte di noi che inizia a dirci: la persona che sei non è la creazione perfetta di Dio, quella particella di Dio da cui tutti proveniamo. Non dice questo. L'ego dice: tu sei solo quello che hai. Iniziamo con i nostri giocattoli, poi col nostro conto in banca e con tutte le cose che possediamo. Senza accorgercene finiamo per identificarci con i beni che possediamo. E cominciamo a prendere per veri concetti come: più cose possiedo, più acquisto valore come persona. E così passiamo la nostra vita a condizionare, ad immergere anche i bambini in una cultura che dà importanza al di più. Ciò diventa quasi un mantra dell'ego. Dobbiamo avere di più, ma più cose abbiamo, più ci rendiamo conto di quanto le altre persone cerchino di portarcele via. E ci preoccupiamo di come proteggerle, di come ottenere ancora di più di quello che abbiamo. Ma il dilemma è: se siamo ciò che abbiamo e ciò che abbiamo scompare, anche noi scompariremo insieme a ciò che abbiamo? Parti per un viaggio? Sì, insieme a te per l'esattezza. Perché? Perché no? Perché si tratta di lavoro. Avrò riunioni tutto il giorno domani. Ti annoierai a morte. Non importa, se non ci sarai andrò a fare shopping o qualcos'altro. Salve, può prendersi il weekend libero, grazie Peter. Ma che ti prende? Avanti, per una volta guidiamo noi. Che auto prendiamo? Non voglio che tu venga e non voglio guidare. Voglio stare comodo, questo è un viaggio di lavoro. Ok, allora guido io.
Prendiamo la Porsche. Denise, basta con gli scherzi, per favore. Quello non è un posto adatto a te. È troppo rustico. Per me non è un problema, Chad. So cavarmela. Scusa, non riesco a capire questo desiderio improvviso di stare con me. Voglio solo cambiare aria. Preferisci che prenda una stanza singola? Si può sapere che ti è preso? Oppure forse sono di troppo. No, andiamo. Magari hai un'altra donna. Niente affatto, accidenti. Non vorrei nemmeno andarci laggiù. Lo vedi? Un altro buon motivo per venire con te. Quella roba non entrerà mai in una Porsche. Oh, almeno fammi provare. Il secondo aspetto dell'ego riguarda l'idea per cui non siamo solo ciò che abbiamo, ma anche quello che facciamo. E quello che... Vuoi che mi fermi? No, no, prego. Ah, non preoccuparti, sul serio. Dottor Dyer, vuole bere un bicchiere d'acqua o qualcos'altro? No, grazie, sto bene così. No, continua a girare. Prego. Dunque, il secondo elemento dell'ego è l'idea secondo cui non siamo solo quello che abbiamo, ma anche ciò che facciamo. E ciò che facciamo per noi diventa realizzazione di sé. Così in questo mondo che ritiene che ognuno sia quello che fa, veniamo consumati dall'idea che il successo, il valore, l'immagine che abbiamo di noi si basi su quanto riusciamo ad ottenere, per cui dobbiamo fare più soldi, avere promozioni sul lavoro ed essere in competizione con tutti per ottenere ciò che vogliamo. Questo ci viene detto e ripetuto continuamente. Fin da ragazzini, nelle gare di atletica, ci dicono che la cosa più importante è essere sempre il numero uno, essere sempre il primo, davanti a tutti gli altri. E così ci abituiamo a crescere in questo atteggiamento di competizione, credendo che sia normale vivere in un mondo competitivo. È questo l'inganno dell'ego. Un terzo aspetto della cosa è che crediamo di essere ciò che gli altri pensano di noi, quindi che siamo la nostra reputazione, il che è particolarmente importante per gli adolescenti, ai quali si insegna a vestire come si vestono gli altri. Se non piacciamo agli altri, c'è qualcosa di sbagliato in noi. Essendo consumatori, dobbiamo comprare sempre qualcosa di nuovo, e questo è particolarmente evidente per le donne, soprattutto nelle relazioni familiari. Nella nostra cultura, nella nostra società, viene insegnato loro che la sola via per realizzare se stesse è trovare il modo di rapportarsi alla famiglia. Rapportarsi come figlia, rapportarsi come madre, rapportarsi come nonna. E anche se l'aspetto della procreazione è molto importante nella vita di ogni donna, a patto che sia una sua scelta, non è l'unica scelta possibile. Molte donne sentono in se stesse una specie di voce interiore, come chiamata a compiere qualcosa di grande, a offrire un contributo, ma molto spesso la ignorano. Così io cerco sempre di incoraggiarle ad ascoltare, a non ignorare questa chiamata, non ignorare quella parte di sé che dice: sei venuta al mondo per creare qualcosa di potente, di grande, e hai tutti i diritti e tutte le capacità di farlo, se vuoi, come chiunque altro. Sì, certo, ho visto anche quello. Credi che potrei trovare la collezione in DVD? Sì, immagino che sia possibile. Sai qual è la mia puntata preferita? No, dimmelo. Da un calcio alla lattina. Certo, era bellissimo. Tutti quei vecchietti che all'improvviso ritornano giovani. Sì, davvero commovente. Un'altra bella puntata era quella in cui due coppie stavano... Scusate, dovremmo registrarci. Certo, sì, certamente. Pure. Siete qui per il matrimonio? No. Un matrimonio? C'è gente che si sposa qui? Sì, continuamente. Non era una battuta, lo trovo affascinante. Chad Moore? Moore Development? Sì. Ethan Lipton. Lavoravo per lei una volta. Ah, sì, mi ricordo. In contabilità? Sì, certo. Caro, ci vediamo dopo, ok? Ok. E mi raccomando, di ai ragazzi di arrivare puntuali alle prove domani sera. Questo weekend sarà una lunga festa, una vera e propria celebrazione dell'amore. Già, si vede che ti diverte, eh? Beh, altrimenti non sarei qui. Arrivederci. E lei lo sposa? Oh, no, sono uno dei musicisti. Ah, beh, allora buon weekend d'amore. Anche voi. Lo conoscevi davvero? Niente affatto. Salve. Giorno, ho una prenotazione. La casa del... com'era? Speranza e Promessa. Ah, Promessa. Chad Moore, imprenditore. Benvenuto ad Asilomar, signore. Abbiamo una singola con vista. Deve oltrepassare quella porta, girare a destra. C'è mia moglie, come ha deciso di accompagnarmi, quindi vorrei qualcosa di più non grande. Non preoccuparti per me. Ma non ti aspettavo la tua presenza. Non se aggiungete una brandina andrà bene. Ho fatto campeggio, ci sono abituata.
Campeggio, buona questa, sì. Vediamo cosa si può fare, ok? Ci sono un mucchio di attività qui. No, interessante, fa dove vedere. Dove sono i bambini? Eh? Oh, Ethan! Jack, venite. Ethan, venite qui! Ok, mamma, yeah! Non correte! Andiamo! E non fate chiasso! Avanti, campione! Ok, dovete obbedire alla mamma. Possibilmente anche lontano dai rumori, grazie. Abbiamo una matrimoniale libera al piano terra. Ok, no. Qualcosa più in alto, se certo, possibile. Certo, signore, ce n'è una al secondo piano. Ancora più in alto, per favore. Purtroppo l'albergo ha solo due piani. Sta scherzando. Un posto alquanto strano. Sono sicuro che vi piacerà, c'è un balcone. Va bene, se lo dice lei. Solo un minuto. Dallo alla mamma, dallo alla mamma, hai sentito? Fai bravo. Vi avevo detto che ci saremmo divertiti qui, ragazzi. Ma dovete essere buoni, ok? Oh, puoi scommetterci che lo saranno. Coraggio, dai, montami sui piedi, montami sui piedi. Ethan, non dai. Ne voglio proprio sapere di avere bambini che ci urlano e ci saltano intorno. Non li sopporto. Allora va bene. Buona permanenza, signori. Non è il momento di discuterne adesso. Non ho tempo e non ho voglia di occuparmene, mi sono spiegato. Sì, grazie, li metto qui. E ora passiamo all'ultima parte dell'ego, che riguarda la cosiddetta separazione. L'ego ha uno schema mentale fortissimo in cui la persona che siamo è separata da tutte le altre. Un'altra parte dell'ego ci dice poi che siamo separati anche da tutto ciò che ci manca nella vita, cioè da tutto quello che vorremmo avere. E infine, l'ego ci porta a commettere l'errore più grande di tutti. Ci convince che siamo separati da Dio. Uno dei costrutti più semplici che impariamo quando arriviamo al pomeriggio della nostra vita è che capiamo di avere tutti una sola origine. Può essere Dio, può essere il Tao, non è importante come la si chiami. Tale origine è dovunque, non esiste un posto in cui non ci sia. Ci deve essere, perché crea tutto, tutto proviene da questa fonte. E deve essere anche in me, se è vero che non esiste un posto in cui non ci sia. E se deve essere in me, deve essere anche in tutte quelle cose che sembrano mancare nella mia vita. Se comprendiamo questo, allora in qualche modo comprendiamo anche di essere già collegati spiritualmente a tutto ciò che ci manca e che vorremmo avere. Quindi occorre solo trovare il modo di accettare tale legame, riconoscere di essere già interconnessi e lasciare che ogni cosa segua il suo corso naturale. Davvero geniale. L'ho detto a voce alta. Sì, l'hai detto a voce alta. Scusate. Non fa niente, nessun problema. È un segno di interessamento. Non tagliamo, ragazzi. Va bene, riprendiamo. Prego, continua. Stavo dicendo che giungiamo al pomeriggio della vita carichi degli stessi costrutti dell'ego che avevamo imparato al mattino. La competizione, il vincere, l'essere migliori di tutti gli altri. E cerchiamo di applicare tali costrutti anche alla fase in cui ci troviamo. E così finiamo per vivere una menzogna. Perché ciò che era vero al mattino, la sera, è diventata una bugia. Il problema è che non sappiamo come passare a una fase tanto significativa della vita. Ecco perché dobbiamo tornare ai nostri primi 9 mesi di esistenza, dal momento della concezione a quello della nascita. Lao Tzu ne parla nel Tao Te Ching. Lasciati vivere dalla vita. E continua, il Tao non fa nulla e non lascia nulla di non fatto. Ecco perché dobbiamo giungere in un luogo in cui arrenderci, consci del fatto che non siamo soli, che seguiamo una guida, che abbiamo una natura e che dobbiamo fidarcene e assecondarla, perché non è qualcosa contro cui dobbiamo combattere o che per forza dobbiamo dirigere. Lasciamola vivere allora, lasciamoci vivere dalla natura, invece di pretendere di essere noi a guidarla. E quando arriviamo al pomeriggio della vita, cioè al dunque, iniziamo a pensare di dover compiere un dharma, soddisfare un desiderio, seguire una voce interiore, una chiamata, che solo noi possiamo sentire in noi stessi. Nessun altro può dirci cosa sia, ma se la sentiamo, se la riconosciamo, vincere e arrivare primi passano in secondo piano rispetto all'appagamento che proveremo trovando il senso della nostra vita. Adesso vengo a prenderti! Adesso! No, Ethan! Non mi piacciono questi giochi. Allora faccio un castello di sabbia. Ehi, c'è qualcosa da bere? Succo di frutta?
Sì. Vado a prendere un po' di olio solare. Olio? Ma è nuvoloso. No, il sole va e viene oggi. Ok. Poi torni qui? Sì, faccio in fretta. Vuoi che veniamo anche noi? No, no, guarda i bambini, si stanno divertendo e non voglio portarli via. Torno tra poco. Ok. Abbiamo del buon materiale. Beh, è stato senz'altro un buon inizio, Dave. Penso che quando avrai tutto vedrai che andrà come non ti saresti mai aspettato. E ti sorprenderà, dico sul serio. I registi non amano le sorprese. Non si può mai sapere. Bravo. Ci vediamo domattina. Non vedo l'ora. Grazie di tutto. Grazie a te. Grazie, ragazzi. Ehi, dottore. Salve. Grazie a lei. Ok, a domani. Prenditi, vero? Sì, infatti. Sembra quasi che si abbraccino. Come ha detto? Ecco, gli alberi tendono ad avvicinarsi l'un l'altro. Lo sa che è vero, ha ragione. Questo posto è come un quadro che cambia ogni giorno. Sai, è molto fortunato lavorare qui. Già, molto. Ha un lecca lecca, lo vuole? Come? Ha la frutta. Ti piace la fragola? Sì, la ringrazio. Quelle alla frutta per me sono i migliori. Grazie. Mi piace. Mi piace tutto di questo posto. Mi dica, come mai le piace? Non lo so, È così meraviglioso che non riesco a descriverlo, mi scusi. Con le parole può farlo. Non lo so. Magari con le parole trasformate in immagini. Immagini? Disegni, dipinti. No, non ora almeno. Una volta lo facevo, quando ero al college. Andavo in spiaggia e restavo a disegnare per ore. Oh, beh, non ha importanza. Per ora. Ehi, mamma, dov'eri finita? Cosa? Avevamo freddo. Che fai, mangi un lecca-lecca? Infatti. Ne hai qualcuno per i bambini? Mamma! No, voglio, mi dispiace. Non fa niente. Torniamo in albergo. Ah, vieni qui, campione. Dai, va tutto bene. Su, smettiamo di piangere. Lo sai come la penso, no? Non ci hai risparmiato proprio nulla, David. Avanti, se uno non ha ambizioni, non combina niente. Il commento è riferito a noi? Da mio tovagliolo. Lo sai a chi mi riferisco? Cazzeggiare tutto il giorno e aspettare che le cose succedano è magico per voi? Che c'è di male in un po' di magia nella vita? La vera magia per me avviene soltanto quando ottengo quello che voglio. È questo il mio problema con il dottor Dyer. Sta arrivando, cerca di piantarla. Tanto non mi sente. Dottor Dyer, mangia insieme salve. A noi? Certo, volentieri. Come trovate la cucina? Grandiosa, il pollo è ottimo. Bene. Proprio buono. Dunque, dottor Dyer... Sì? Stavamo discutendo di quello che vi ha detto prima durante l'intervista e in pratica per David sono tutte cazzate. Cosa? David? Io la pensi davvero così? Non ho detto esattamente questo, ecco. Avrò pure il diritto di avere un'opinione. Certo che il diritto di avere un'opinione e la rispetto. Ma vedi, non devi accettare tutto subito. Per certe cose ci vuole del tempo, vanno integrate un po' per volta. Alla fine diventeranno uno stile di vita e inizierai a vedere le cose da un altro lato. Aspetta, la spiritualità non fa per me, sono troppo occupato. Cioè prendi la spiritualità come un lusso? Mm-hmm. Beh, è vero, anch'io non avrei molto tempo per meditare. Posso chiederti se ritieni di essere una persona ispirata? Vivi una vita ispirata? Ti senti ispirata?
Io non ne ho idea, non lo so. Sul serio? Beh, allora facciamo un esempio. Supponiamo che qui ci sia una torta di mele appena sfornata. Ne prendo una fetta e la do a Serena. Poi prendo la torta di mele e la nascondo qui. Ne taglio un'altra bella fetta, la do a te, Ron, e ti dico... Ron, che cos'è? Una fetta di torta di mele? Come fai a dire che è una fetta di torta di mele? Perché viene da una torta di mele. Dunque, perché ridi? Ron ha detto una cosa vera e anche molto profonda. Ha detto che tutto nell'universo deve essere uguale a ciò da cui proviene. Se prendi un uovo, non può certo provenire da una pianta di rose. Prendi te stesso e fatti una domanda. Da dove provengo? Chi sono? A chi sono uguale? Invece di prendere decisioni basate su chi siamo davvero, su chi è il nostro vero io, le prendiamo basandoci sull'ego. E ogni volta che mettiamo in mezzo l'ego, inesorabilmente ci allontaniamo dal percepire quale sia il vero significato della nostra vita. Come posso sapere che una decisione proviene dal mio vero io? Noi misuriamo tutto in base a come ci sentiamo. Ci sentiamo stressati, siamo ansiosi, impauriti, siamo arrabbiati, stiamo bene con noi stessi, diamo un senso alla vita, sentiamo che ha un significato. Quando agiamo seguendo la parte più autentica di noi stessi, il benessere è la risposta che otteniamo. Ma che c'è di male in un po' d'ambizione? Cioè, insomma, io sono un regista e se non permetto all'ego di assistermi, insomma, se professionalmente non seguo la corrente, non riuscirò mai a fare un film. È una conclusione a cui sei giunto perché ti basi sull'ego. Ma il punto è che potresti fare film molto più belli se provassi a partire da un luogo superiore. Immaginati di riuscire a vivere, lavorare, fare tutto quello che vuoi proprio da quel luogo che viene chiamato Dharma. Cos'è il Dharma? Il Dharma è un principio spirituale che presuppone l'esistenza di un fine in ogni vita. Ad esempio, un albero ha un Dharma, un uccello ha un Dharma. Tutto quanto ha un suo fine. E quando scopri di vivere anche tu per un fine, come dire, hai trovato il tuo Dharma. Il tuo Dharma è qualcosa che, ecco, è qualcosa che ti dà da vivere. E se invece di usare sempre l'ego, inizierai a dire ecco perché sono qui, seguirai la chiamata, la tua voce interiore. Come fai a sapere qual è il tuo Dharma? E come mai molti non sanno come trovarlo? Non lo capisco. Io non riesco a trovarmi un uomo, figuriamoci il Dharma. Beh, il Dharma non è qualcosa che devi trovare. Il Dharma è sempre connesso con te ed è il tuo scopo divino, è come una corrente. Pronto? A cui siamo collegati per tutta pronto? La vita. E l'ego tenta sempre di allontanarsi. Scusatemi, torno subito, è importante. Dottore, ma tutto questo come può aiutarmi a trovare un uomo? Non hai bisogno di trovare un uomo. Se provi a vivere secondo il Dharma, capirai presto che tutto è perfetto e che tutto ciò che accade nella tua vita accade nel momento giusto. Tu sei una creazione divina, sei un essere spirituale. Non hai bisogno che qualcun altro te lo confermi. Questo mi piace. Ron, è vero, l'ha detto il dottor Dyer, accidenti. Sì, puoi scommetterci. Senti, non devi pensare che non dia valore a quello che dici, anzi, e non devi assolutamente sentirti preoccupato per quello che dico io, perché è il mio ego che ha parlato per me. Allora ci stavi ascoltando. Certo, e penso solo che sia importante avere un obiettivo. Beh, e qual è il tuo? Diventare un regista famoso, creare qualcosa di mio, fare quattrini, conoscere gente importante, tutto qui. Cioè stiamo parlando di una prosperità, di abbondanza, di una vita felice, no? Non c'è niente di male, ma io parlo di portare abbondanza e prosperità nella vita, per sempre. E questo credo che sia un obiettivo abbastanza facile, dico sul serio. Per te? Beh, Dave, il vero problema è che è il tuo ego a parlare. Il tuo ego e i suoi legami. Insomma, sei legato a quanti soldi guadagnerai e a come andrà il film. E se tutto quanto andrà nel modo in cui pensi che dovrebbe andare. Quando ti leghi a qualcosa di così aleatorio, rischi di perdere te stesso. Wayne, il fatto è che devo pur sopravvivere. Non parliamo di sopravvivenza, parliamo di una svolta, dell'abbandonare il mattino della tua vita in cui agisci guidato da motivazioni esterne per raggiungere uno stato superiore della tua esistenza. Perché non iniziamo da qui domani? Come arrivare alla svolta? Sì, buona idea. Lo sai, dico sempre una cosa al mio pubblico. Se ciò che dico è nuovo per voi, se non l'avete mai sentito,
probabilmente state cambiando senza accorgervene. Mi mancava solo questo. Sì, può succedere, credimi. Quando i grandi pensatori parlano dell'unione con Dio, ricorrono sempre a un tema, quello del silenzio. Quando tutti gli altri dormono e non ci sono distrazioni, quando ci sentiamo soli con la fonte, quello è il momento in cui le siamo più vicini. Esserle vicini non significa solo sentirsi bene, ma comporta una nuova consapevolezza della propria divinità e di cosa essa è in grado di raggiungere. Si tratta sempre di tornare al luogo da cui si proviene. T.S. Eliot scrisse questi splendidi versi. Non cesseremo di esplorare e alla fine della nostra esplorazione arriveremo dove abbiamo cominciato e lo vedremo per la prima volta. Questa mi piace. Wayne, fermati lì un secondo. Resta dove sei, solo un momento. L'angolazione è brutta, devo abbassarmi, sai. Quanto ci vuole? 5 minuti. Wayne, ancora 5 minuti, dobbiamo sistemare la telecamera. Fate pure, nessun problema. Un po' d'acqua, dottor Dyer? No, grazie, ho un oceano qui. Salve, è l'ufficio di Alex Chase. In questo momento sono assente, lasciate un messaggio e vi richiamerò, grazie. Alex, sono Dave, chiamami quando torni, sto diventando nervoso. Avremmo dovuto già sentirci, cavoli, ma cosa succede? Hai saputo qualcosa? E perché non ci siamo ancora incontrati? Richiamami appena puoi, grazie. Wayne Dyer, secondo giorno. Ok, iniziamo con il passaggio su come arrivare alla svolta. Bene, ottima idea. Posso farvi un esempio tratto dalla mia vita, dalla mia esperienza. Quando ho iniziato a scrivere, mi sentivo fortunato ad essere considerato, di successo. La mia motivazione spesso diventava: quanti soldi farò con questo libro? Quando sarà la mia prossima conferenza? E quante settimane resterò in classifica sul New York Times? In quale posizione? E apparirò in televisione? In quale show? A che ora? Aspetta, sono un po' confuso. Sì? Sì, se avevi il successo, che ti importava essere motivato? Oh, penso che dopo un po' si cambi la propria percezione del concetto di successo. Insomma, il successo può essere definito in questi termini, ma ci sono anche altri modi per identificarlo. Però ci sono delle persone ad ascoltarti. Insomma, dove saresti adesso se... Cioè, esiste un punto da cui hai iniziato, vero? Scusate, ma dall'intervista siamo passati a un altro format? No, ero solo curioso, scusate. No, va bene. Una domanda normalissima, una preoccupazione comune a molte persone. Per quanto mi riguarda, mi credevo uno scrittore arrivato, ma a un certo punto ho sentito una parte di me, dentro di me, che mi diceva che c'era qualcosa di più da fare. Avevo scritto libri di psicologia, Le vostre zone erronee, Prendi la vita nelle tue mani, Te stesso al 100%, andavano tutti bene, erano tutti bestseller, eccetera, ma dentro di me stavo cambiando. Mi sentivo chiamato da qualcos'altro e potevo intravedere una svolta nella mia vita. E la svolta era in direzione della spiritualità, di un'autoconsapevolezza superiore. Ho cominciato a sentirmi eccitato, entusiasta di leggere autori come Krishnamurti, geni come Muktananda. Mi ricordo di essere andato dal mio agente e di avergli detto: voglio scrivere un libro sui grandi temi spirituali. E lui mi disse: no, tu devi scrivere un libro sul sesso. Diceva: sarà un bestseller, perché è questo che la gente ha bisogno di leggere, specialmente se è scritto da te. Andando avanti, a un certo punto mi fa: e poi devi scriverne un altro che faremo uscire col primo, un libro su come si fanno i soldi, il metodo di Dyer per diventare milionari. Gli risposi: Hardy, davvero, è una cosa che non posso fare, insomma, ho altro da scrivere. E lui: nessuno comprerebbe roba di questo genere, andiamo, sono solo favolette, stupidaggini, fantasy, storielline new age. Disse: no, non le voglio. E io: no, devo scrivere di questo, io lo sto vivendo, lo sento dentro, lo sento davvero. Ricordo che gli feci la proposta, ma non volle ascoltarmi. Alla fine mi disse che non voleva rischiare soldi e reputazione pubblicando qualcosa in cui non credeva. Così me ne andai.
Sentivo distintamente dentro di me che potevo dare qualcosa in più, che c'era qualcosa che dovevo fare. Farla davvero, non solo fingere di farla riproducendo quello che avevo già imparato bene durante gli anni. Mi ricordo quando ci fu la mia svolta. Anche se avevo un po' paura, non ricordo di aver provato mai una sensazione così grande di libertà prima d'allora. E non mi chiedevo più se i miei libri sarebbero stati un bestseller, quanti soldi ne avrei ricavato o se sarebbero entrati in classifica e così via. Queste cose non erano più la mia motivazione, ormai erano loro ad inseguire me, non io a inseguire loro. In poche parole, David, quello che voglio dirti è che raggiungi un luogo della tua vita dove inizi ad essere guidato da qualcosa molto più grande di te. Resta in contatto con ciò per cui sei al mondo. Sii in armonia con lo spirito, con Dio, con la fonte e restaci. Una volta lì, il vero senso della tua esistenza diventerà chiaro. E quando sarai arrivato al pomeriggio della tua vita, ti sarà impossibile tornare indietro. Non capisco. Ma scusa, come lunedì? È la terza volta che dici lunedì. E comunque vada come vada, avrebbero dovuto confermare 15 giorni fa. Possiamo fare un minuto di pausa, se volete. No, no, non puoi dirmelo solo adesso. Che significa? Mi stanno sostituendo. Non sai cos'altro dirmi. Questo film era tutto per me. Cristo santo, ho lottato per realizzarlo. Era il mio film. Questo film significa tutto per me. Va all'inferno. Ok, credo che basti per oggi. Sicura che vada bene? Sì, molto molto bene. Non si preoccupi, dottore. Riprenderemo più tardi o domani al massimo e finiremo il discorso. La conferenza riprenderà tra un'ora. I signori partecipanti troveranno la sala da pranzo e il bar a sinistra. Ehi, ti va di giocare a golf? Ah, oh, certamente. Ok, allora prenoto. Grazie. Sai quanto durerà il meeting dopo pranzo? Guarda, proprio non so. Credo che presenteranno gli argomenti importanti alla fine. Per esempio? Il loro progetto da $1 milioni a San Francisco. Gli appaltatori dovranno presentare offerta al ribasso. No, mi dispiace, ma non mi fregano. Oggi pomeriggio intendo soltanto giocare a golf. Vuoi mollare la riunione? No, non così bruscamente, ho già una scusa. Un lavoro urgente da fare. A più tardi. Ok. È un bel libro? Non è male. Ma non sono un lettore molto veloce, ci vuole pazienza con me. Ha detto che lavorava per mio marito. Tanto tempo fa? Non penso che si ricordi di me. Oh, io penso di sì. Beh, ha messo tutto il personale in cassa integrazione e alla fine è riuscito a licenziarci. Me ne dispiace. Ehi, non fa niente. Anzi, è una delle cose migliori che sia mai capitata. Avevo bisogno di provare altre cose. Percorrere altre strade. Come la musica? Come la musica. Beh, la sua sembra una storia a lieto fine. Non ancora, spero. No. Io non ho fretta. No, non volevo dire questo. Volevo dire che sembra felice. No. Sa una cosa? Lei e Chad dovreste venire a sentirci suonare stasera, sa? Oh, non credo che potremo. Su, avanti. Quella è una festa per celebrare l'amore. Non l'aveva chiamata così? Oh, sì, credo proprio di sì. E allora dovete aiutarci a festeggiare. Scommetto che vi divertirete. Non possiamo imbucarci. Mi invitate io. Lei non può invitarci. L'ho appena fatto. Mi spiace. Capita. No. Grazie comunque. Ci vediamo. Ok. Vestitevi comodi, eh? Denise? Ehi, aspetta. Ferma? Ah, oh, ciao. Perché non ti fermavi? Non ti avevo visto. Dove vai? Faccio un giro in città. Non dovresti essere in riunione? Sì, infatti. Però mi annoio a morte. Ah, beh, se può farcela Hugh Johnson, puoi farcela anche tu, no? Voglio finirla con queste cose no profit. Oh, Chad, per te il no profit è un affare. Senti, vengo con te. Cosa? Ho detto che voglio venire con te. Tesoro, ti amo, ma mi piace fare shopping da sola. Ho bisogno dei miei tempi. Non avremmo dovuto stare un po' insieme?
O sbaglio? Denise, non scherzo, sono stufo marcio, voglio venire con te. Se proprio insisti. Vieni! Ah! Ehi! Basta, piantatela! Se schizzate ancora qualcuno, ve li sequestro. Oh, mi scusi, è tutto bagnato. Niente di grave, signore, solo acqua. L'acqua fa bene, non c'è niente di cui scusarsi, non si preoccupi. Mi dispiace tanto. Niente paura. Ho 8 figli e un mucchio di nipoti, per cui sono abituato a certe cose. E se ogni tanto c'è confusione, è bello. Beh, grazie, mi sta facendo sentire molto meglio. Credo che questa sia un'occasione per applicare quella che chiamo non interferenza. Ah, vorrei tanto riuscirci. Ma può? Certo che può. Davvero? Una madre non dovrebbe essere sempre attenta e responsabile. Non penso affatto che ne abbia l'obbligo. Anzi, i genitori non dovrebbero insegnare ai figli ad appoggiarsi a loro, tranne che per il necessario. Hanno già un loro equilibrio, devono solo trovarlo. Ma cosa farai di me se smettessi di interferire? Oh, non lo so. Può darsi alla musica, all'arte, a tutto quello che le piace. Sai una cosa? Mi dica. Niente. Beh, grazie, è stato davvero un piacere parlare con lei. Anche per me. Dio la benedica. Namaste. Namaste. Ok, ragazzi, venite, è ora di pranzo. Io non ne ho voglia. Neanche io. Ok. Dai, mamma, lasciaci giocare ancora un po'. Allora, venite qui quando avete fame. No, martedì. Ciao. Non so perché ho comprato quel vestito. Quello di poco fa? Quello rosso. Ho aspettato 3/4 d'ora che decidessi se comprarlo o no. Non credo che mi piaccia. E perché l'hai comprato? Beh, in realtà, credo di averne uno uguale. Insomma, hai comprato un vestito che hai già. È proprio per questo che non volevo fare shopping insieme a te. Senti, ho un'idea. Perché non smettiamo di parlarci e basta? Cristo, Chad, non sarei proprio dovuta uscire oggi. Ho la testa che mi scoppia. Hai la testa che ti scoppia. Si può sapere per quale motivo? E va bene. Non volevo parlartene fino a stasera, ma... Ma? Questo weekend è una specie di gita. Per te, no? Hai il tuo comitato di beneficenza, vero, eccetera. Basta per farne un'altra un po' diversa. Cosa significherebbe? Ah, non so come dirlo per fartelo capire, ecco. Infatti non ci capisco niente. Sono incinta. Cosa? È uno scherzo. No, non è uno scherzo. Io non voglio bambini. Lo so, nemmeno io. Ma ormai è successo e ho pensato... Non so, forse è ora di cambiare, ok? Di provare un'esperienza che tutti definiscono meravigliosa. Cerca di capire, forse è il momento di smetterla con l'egoismo. Smetterla di pensare solo a noi stessi. Io voglio essere egoista, mi piace essere egoista. Mi piace la nostra vita, facciamo tutto quello che vogliamo, siamo felici. Noi siamo felici, Chad. Beh, non so quanto può essere vero, insomma... Santi Dio, sei sempre al lavoro. Noi due non ci vediamo mai. Sono sempre al lavoro perché devo comprarti le cose che ti piacciono, Denise. Auto, vestiti, case, accidenti. Hai tutto quello che vuoi, ma non ti basta. Non sei mai felice. Per favore, più piano. Io voglio il bambino.
Credo che sia la cosa più bella che possiamo fare nella nostra vita, Chad. So dove vuoi andare a parare. Tu pensi di non aver combinato niente in vita tua. E hai bisogno di un figlio per sentirti a posto con la coscienza. Beh, io non ci sto. Io ho lottato per avere quello che ho e non intendo sacrificare il nostro stile di vita per assecondarti in un'altra delle tue distrazioni. Wow. Un bambino non è un paio di scarpe, Denise. Lo so benissimo, Chad. Sei diventato crudele, squallido e meschino. Dio, eri una persona divertente una volta. Non so che diavolo ti è successo. L'hai pianificato, non è vero? No, è stato un incidente. Signori, devo chiedere... Ce lasci, può capitare. Come diavolo hai potuto? Ti ringrazio di cuore, Chad. Grazie di avermi dato tutta la tenerezza e la magia di cui una donna ha bisogno in un momento tenerezza simile. Tenerezza e magia non sono previste nel nostro rapporto. Non sono previste, eh? Avevamo un contratto prematrimoniale e tu l'hai firmato. Niente, bambino. Lo so, ma ho cambiato idea. Mi dispiace. Alla gente capitano queste ma cose. Ma io non ho cambiato la mia. E allora che vuoi fare? Divorziare perché sono potrei incinta? Potrei. E se vai signore, avanti così, giuro signore, che lo faccio. Prego. Vuoi stare zitto o no? Ok, va bene. Non importa, fa quello che vuoi. Crescerò il mio bambino senza di te. Buona fortuna. Hai firmato un contratto e non ti pago gli alimenti. Neanche morto. Chi se ne frega? Tenga. Sto bene. La prego. Sto bene. Signore, la preghiamo di lasciare il locale. No, me ne vado. Non si preoccupi del conto, noi... Niente affatto, voglio assolutamente no, pagare. Non serve davvero, non fa niente. Al mio portafoglio. Da quella parte. Ehi! Mi hai preso il portafoglio, torna subito qui! Me l'hai lasciato in borsa, imbecille! Io chiamo l'avvocato e ti faccio finire nei guai, chiaro? Ah, sì, e come diavolo lo chiami senza il tuo prezioso cellulare? Ehi, ferma, torna subito qui! Prova, prova, un, due, tre, mi senti? Ok, va bene. Dave. Ora un po' di fondotinta sulla fronte, Dave, se permette. È un po' che mantenga la stessa inquadratura di ieri. Va bene. Sì, certo. Ok. Gente, si parte. Ok. Wayne, potresti spostare un po' a sinistra la sedia? Sì, così? Perfetto, perfetto. Ok. Ok, tutto a posto? Tutto sotto controllo. Ah, bene. David? Siamo partiti. David? David, perché non riprendiamo da quando Wayne parlava della svolta e lasciamo che sviluppi il discorso? Per me va bene. Ok, questa svolta, questo passaggio dall'ambizione al significato, dal mattino al pomeriggio della vita, generalmente è preceduto dal cosiddetto momento quantico. Può sembrare strano usare questo termine. In realtà il momento quantico si riferisce alle caratteristiche di ciò che accade quando viviamo ciò che Maslow chiama un'esperienza di picco. La prima delle sue quattro caratteristiche è che è molto, molto, molto intenso. La seconda qualità o caratteristica di questo momento quantico è che è una sorpresa. La terza caratteristica del nostro momento quantico è il suo effetto benevolo e ci si sente sempre bene. La sua quarta e ultima qualità è che è permanente. Voglio dire, non è qualcosa che arriva e che poi vola via da una finestra, ma anzi, rimane con noi per sempre. Faccio un esempio, ho eliminato gli alcolici dalla mia vita 21 anni fa. Non riuscivo nemmeno a pensare che avrei smesso, perché avevo bevuto 2 o 3 birre ogni giorno nei precedenti 10, 15, 20 anni e non ricordo un giorno senza l'alcol. E sapevo che avrei dovuto smettere. Erano le 4:05 di mattina quel giorno, mi ricordo l'ora precisa sulla sveglia. Mi svegliai e c'era come una brezza nella stanza, qualcosa che non avevo mai provato prima, profumo di rose. È stato ben 21 anni fa. Posso ancora ricordare come si muovevano i vestiti sull'appendino e c'era una vecchia foto con la sua cornice vicino al letto, la vedo ancora chiaramente, proprio come se fosse accaduto stamattina. Non riuscirò mai a scordare l'intensità e la magia di quel momento. Ricordo la mia sorpresa per quello che stava succedendo davanti a me. Era quasi come se una specie di forza fosse entrata in azione e io ne ero semplicemente stupefatto. E non ti senti fortunato per questo? No, David, la fortuna non c'entra.
Quando arriva il momento giusto, quando sei in un certo stato, in un luogo differente della tua vita, ciò che ti serve e che deve accadere, accadrà sicuramente. I momenti difficili della tua vita, quelli in cui pensi che non potrebbe andarti peggio di così, sono proprio quelli di cui hai bisogno per prepararti a raggiungere un luogo superiore. Ti faccio un altro esempio. La sera prima dell'esperienza che ti ho appena descritto, avevo portato tutta la mia famiglia, 5 figli, e mia moglie a cena in un ristorante. E come accadeva di solito quando andavo al ristorante, avevo ordinato non una birra, ma 2. Facevo così perché se il cameriere non avesse avuto tempo di servirmene un'altra, l'avrei già avuta in tavola. E il cameriere mi disse: «Oh, scusi, signore, mi spiace, ma non posso servire alcol». Io dissi: «Perché?». E lui: «Beh, ieri sera uno dei camerieri ha dato da bere a un minorenne e la nostra licenza è stata sospesa». Allora dissi: «Ok, ce ne andiamo». Così feci alzare tutti i miei figli, tornammo in auto e misi loro le cinture di sicurezza e via. Mia moglie, che Dio solo sa quanto fosse indaffarata con i figli e il resto, ci rimase male. Ma allora non mi importava di lei, perché volevo le mie birre e perché i miei desideri venivano prima di qualunque altra cosa. Quindi andammo a cercare un altro ristorante. E mi ricordo bene anche quanto mi vergognassi quella sera quando siamo andati a letto. Mia moglie cercò di parlarmi dell'accaduto, ma io niente, avevo ragione e basta. Ecco come agisce l'ego, ti fa sempre sentire nel giusto. Ad ogni modo, quell'esperienza avuta alle 4 e 5 del mattino seguente non mi ha salvato solo dall'alcol, ha salvato tutta la mia esistenza, ha trasformato la mia vita sotto moltissimi aspetti. Ma successe soltanto perché ero pronto. Tu non ci credi, vero? Più che altro mi sembra che tu abbia perso tempo in attesa di una visione. Non è proprio così. Vedi, nel Tao una delle grandi lezioni che ho imparato è la necessità di essere leggeri, di essere flessibili, di non avere tutto sotto controllo. Un grande insegnamento del Tao è proprio quello. Lasciati trasportare dalla vita. Però tu non hai fatto niente. Ecco il punto, il luogo dove arrivi quando accetti di arrenderti. Nei gruppi di recupero viene chiamato il lasciar fare, lasciarsi guidare. Permetti a questa fonte che è presente e operante in ciascuno di noi di compiere in profondità la sua magia, il cui effetto opererà sempre nel nostro migliore interesse, se solo ci arrendiamo ad essa. Devi soltanto smettere di interferire nella tua vita e limitarti a lasciarla agire. Se giungi in questo luogo, niente resterà non fatto. Tutto ciò di cui hai bisogno sarà lì, per te. È un concetto incomprensibile per molte persone, perché riteniamo di dover essere noi a fare tutto. Non è curioso che avessimo tutto ciò che ci serviva nei nostri primi 9 mesi di vita? Perché non dovrebbe essere lo stesso per i 90 anni successivi? Perché noi interferiamo. Quando avevo 19 anni, ero nella Marina degli Stati Uniti per il servizio militare e ricevetti l'ordine di raggiungere una portaerei, la USS Ranger, che era a distanza nel porto di Yokosuka, in Giappone. Così fui imbarcato su una nave rifornimento, la USS Vega, ad Alameda, in California, e mentre salivo su questa nave per affrontare i miei 29 giorni di viaggio nell'Oceano Pacifico, mio zio Bill, che a quel tempo faceva l'insegnante ad Haywood, nello stesso stato, mi regalò una copia di un libro. Si trattava di una raccolta di novelle scritte da Lev Tolstoy. Tolstoy non scrisse soltanto grandi romanzi, ma anche grandi racconti profondamente spirituali. Era considerato l'anima della Russia. E la prima storia di questa raccolta era la morte di Ivan Illich. Ivan Illich era un giudice che viveva a Mosca. Uno degli aspetti più importanti del racconto è il suo rapporto con la moglie, che fondamentalmente odiava perché disprezzava il proprio lavoro e sentiva di essere stato spinto, obbligato a sceglierlo da lei, dato che era molto prestigioso. Ed era divorato da una grande rabbia interiore per questa sua debolezza. Il titolo del racconto ci dice subito e chiaramente che Ivan Illich morirà. Infatti, alla fine, Ivan Illich si trova sul letto di morte e sua moglie, la donna che ha sempre odiato, è accanto a lui e gli tiene la mano. A un tratto la guarda negli occhi e pronuncia le sue ultime parole. «Forse la mia vita è stata tutta un errore?» E poi muore.
Rimasi molto scosso, colpito da questa storia. Così presi carta e penna e scrissi un appunto per me stesso, che diceva: caro Wayne, non morire tenendoti dentro la tua musica. E ho tenuto fede a questo principio tutta la vita. Quando moriamo, ritorniamo alla nostra fonte, in uno spazio colmo d'amore. Ma il Tao insegna che non è necessario morire per arrivarci. Possiamo lasciar morire l'ego e vivere anche qui una vita perfetta e piena d'amore. L'intensità, la sorpresa, la benevolenza e la permanenza, qualità che definiscono il momento quantico che ci induce alla svolta, sono il chiaro segno di un nostro ritorno a quell'origine. Cominciamo a vivere nel Tao, ricollegandoci alla sua intenzione originaria. In greco la parola entusiasmo contiene la radice enteos, che significa ispirato da Dio. Quando proviamo passione, proviamo entusiasmo per qualcosa che è dentro di noi, lì è davvero Dio che ci parla e ci dice una cosa: non arrivare alla fine della tua vita per dire quello che si domandò Ivan Illich. Forse la mia vita è stata tutta un errore? Non riesco ad immaginare una tragedia peggiore di questa. Ehi, mamma! Che c'è? Che succede? Ma dov'eri finita? Oh, scusate. È un parco meraviglioso. Pensavo di disegnare questi alberi. Disegnare vuol dire dipingere? Sì, tesoro. Vuole anche dire dipingere, proprio come fate voi a scuola. Ma tu non sei una pittrice. Non ti ho mai visto dipingere niente. Ok. Allora facciamo a... chi arriva prima a quel sasso, forza! Corri, campione! Ehi, hai dei soldi? Che Dio ti benedica. Cosa? Che Dio ti benedica. Perché lo dici? Non ti ho dato un centesimo. Hai qualche soldo? Non al momento. E tu? Chiamerei volentieri un taxi. Ehi, ecco qui.
Possono servire. Grazie. Non è che hai anche un cellulare con te? Non ne ho bisogno. Si guadagna con quella roba? Sì, piuttosto bene. E dove dormi? Là in fondo. Poi laggiù. Ma dove dormo meglio è lì. Sotto quell'albero, il mio preferito. Lo conosco, sai? Siamo amici. È un bell'albero. Sai cosa ti dico? Raccogli delle bottiglie. Ci puoi fare qualche soldo. C'è una macchina là in fondo. Ce le metti dentro e ti dai in cambio dei soldi. Grazie. Forse riesco anche a comprarmi un cellulare. Ehi. Hai qualche moneta? Ce l'ho. Per l'esattezza, 6 centesimi. Dio ti benedica. Reciprocità. È come una collaborazione con la fede. Tutto ciò diventa la norma e l'ego non è più la forza propulsiva nella nostra vita. Cominciamo a riconoscere che c'è una potente intelligenza superiore in tutte le cose, che lavora con noi e per noi. È come se creassimo la realtà restando in connessione con la nostra fonte. Il destino che sembrava imposto da qualcosa di esterno a noi non è più la forza principale delle nostre esistenze. Siamo connessi alla fonte ed è come se questa intelligenza organizzatrice superiore, Dio, il Tao, chiamatelo come volete, ci dicesse dal profondo di noi: sei qui per suonare la musica che hai dentro e io sarò con te per aiutarti a superare tutti gli ostacoli che incontrerai. Non ci saranno più lotte perché la fonte è qui per aiutarci. Sì, vorrei un taxi, per favore, davanti a Monterey Motors. Certo. Grazie mille. Salve. Continuo a pensare a quella cosa che ha detto a proposito del destino imposto su di noi dall'esterno. Beh, sono convintissimo che ognuno di noi sappia inconsciamente cosa sia. Insomma, voglio dire che se credi in te stesso, credi anche nell'intelligenza che ti ha creato. È qui per dirci chi siamo e che cosa dobbiamo essere, capisci? Sì, lo so, ma la società ci impone una serie di atteggiamenti. Ti va di farci una birretta? No, non ora, grazie. Dottor Dyer, posso farle una domanda? Certo. Gli uomini e le donne affrontano la loro svolta in modi diversi? Sì, assolutamente diversi, e studi recenti lo hanno dimostrato chiaramente. Possiamo parlarne, se ti va. Sarebbe fantastico. Ok. Che bello. Ciao a tutti, io me ne vado. Ok, a più tardi. Dunque, il titolo di questo splendido studio è, ce l'ho proprio qua, si chiama Il momento in cui i valori si capovolgono e prende in esame uomini e donne prima e dopo la loro svolta. Bene, prima che arrivassero al momento quantico, è stato loro chiesto di elencare le 5 più grandi priorità, i primi 5 valori della loro vita. Ora, per gli uomini, la prima e più importante priorità, il primo valore, era il benessere, l'accumulo di denaro. Non è così sorprendente, in fondo, perché fin da bambini ci viene insegnato che il nostro lavoro manterrà la famiglia e ci darà una posizione. Il secondo valore importante per gli uomini era il senso dell'avventura. Il sogno, come dire, di poter conquistare il mondo. Essere un vero. Sì, assolutamente, interpretare il ruolo del macio. Il terzo era la realizzazione. A noi uomini viene insegnato da subito a credere che siamo
quello che facciamo, quello che otteniamo, quello che sappiamo creare. Il quarto era l'idea del piacere. Insomma, esci con tutte le donne che puoi, divertiti finché puoi in tutti i modi che conosci. Il quinto valore era essere rispettati. Dico, come uomini sappiamo cosa significhi, no? Accidenti, tu mi devi rispettare, amico. Infatti da bambini cerchiamo rispetto e se non lo otteniamo, lottiamo per averlo. Queste sono le cinque priorità principali. Insomma, riuscire a far soldi, avere il senso dell'avventura, arrivare a farsi una buona posizione, sapersi divertire, essere rispettati. Ed è più o meno il mattino della nostra esistenza. Cristo santo, sembra veramente la ma mia che vita. Ma dici? Quando è stata l'ultima volta che ti sei divertita? Oh, non ci provare nemmeno. Quelli sono fatti miei, Serena. Mi spiace, fate parlare Wayne. Prego. Grazie, sei molto gentile. Dunque, nella seconda parte dello studio, svoltasi dopo che è avvenuta la svolta, vengono poste le stesse domande, ma solo molti anni più tardi. Stiamo parlando di quasi tutta una vita. E il valore numero uno diventa la spiritualità. Spiritualità. La cosa più importante ora non sono più i quattrini, ma la spiritualità, che non era nemmeno sulla lista in precedenza. Ho qui davanti a me le prime 15 opzioni e quella parola proprio non c'è. Al secondo posto abbiamo la pace interiore. Meno tensione, meno stress, se preferite. Al terzo c'è la famiglia, che era già nell'elenco precedente, ma in posizione molto inferiore. Ora, cominciamo a guardarci intorno e domandarci seriamente. Che cosa è davvero importante nella mia vita? Poi al quarto posto c'è la volontà di Dio, espressione che significa ora capisco e so di avere uno scopo. E poi l'onestà, come quinto valore, che non vuol dire solo non rubare, ma non essere disonesti come esseri umani, non giocare con i nostri sentimenti. Essere puliti dentro. Sì, esatto, proprio così, bravo. Questi sono i valori principali per gli uomini. E come potete vedere, tra il prima e il dopo, è avvenuto un cambiamento significativo, un cambiamento profondo e radicale. Buonasera a tutti. Salve. Grazie. Siamo lieti di essere qui stasera. Steve e Lisa sono i miei vecchi cari amici e quando mi hanno chiesto se avessimo voluto suonare al loro matrimonio non ho potuto esimermi dal rispondere: siete sicuri? Siete proprio convinti di volere qualcuno che deprima amici e parenti alla vostra festa di matrimonio? E Steve e Lisa mi hanno assicurato che era esattamente quello che speravano succedesse alla loro festa di matrimonio. E quindi need a bossy man to love you, a bossy man to hold you close, a bossy man to dress and care for you, a bossy man to take control. You need a man with all the answers, a bossy man who run the show, a bossy man who pays for everything, he never says I do not know. You need a man to make your mind up. A man to take the trash out, a man to open up the door, a bossy man who likes to sing your... Okay. Lo so cosa vuoi chiedermi. Allora, sei pronta? Sì. Come funziona con le donne? Vada, professore. Con le donne è ancora più strabiliante, giuro. Prima del momento quantico, le donne mettevano al primo posto la famiglia, cosa abbastanza ovvia perché le donne vengono cresciute nella nostra cultura per essere buone madri, essere buone figlie, pazienti con la famiglia, con i loro figli e così via. Al secondo posto, sorprendentemente, c'era il senso dell'indipendenza, per essere più chiari, la voglia di sentirsi indipendenti. Sì, è un conflitto che ho visto in molte donne, sai. Al terzo posto c'era la carriera. Molto spesso le donne non hanno nemmeno pensato di avere diritto a una loro carriera, perché erano obbligate a prendersi cura della famiglia. Non c'è nulla di sbagliato in questo, intendiamoci bene. Stiamo solo dicendo che deve esserci qualcosa in più. Il quarto valore per le donne era l'aspetto fisico. Dover essere come gli altri, eccetera. Già, e infine avere fascino. Questo concetto non significa solo essere belle fuori, ma
corroborare il proprio aspetto, anche con i propri valori, non è così? Se devo dire, la sua analisi è preoccupante messa in questi termini, perché a noi donne viene sempre inculcata l'idea di dover essere perfette, attraenti per tutti. Beh, come nella pubblicità. Sì. Sulle riviste in TV si vedono solo ragazze con fisici da modelle, protesi di silicone, trucco, vestiti e accessori di marca, con le scarpe griffate, perfettamente pettinate e con la borsa giusta, ecco. Queste erano le priorità più significative, i valori più importanti per le donne prima della loro svolta. Spero che dopo siano migliorate. Sì, le cose cambiano totalmente. Al primo posto nei valori delle donne che hanno vissuto l'esperienza del momento quantico c'è la propria crescita personale. Prima parlavamo di occuparci degli altri, del posto che ci assegniamo, dell'aspetto fisico, e ora all'improvviso ci chiediamo: sto crescendo come persona? Che cosa penso di me stessa? Al secondo posto c'è il senso dell'autostima. Mi merito qualcosa? Valgo qualcosa? Sono degna di stima come essere umano? Il terzo valore è la spiritualità. La mia percezione di essere connessi a qualcosa molto più grande di noi stessi. Poi viene la felicità, anche qui. Prima era in fondo all'elenco, occupava quella posizione per un motivo preciso. Quante volte si è tentato di convincere le donne che la loro felicità non era poi così importante, che avrebbero dovuto fare il loro dovere invece di sentirsi, come dire, quasi autorizzate alla loro felicità. L'ultimo è il più interessante ed è il perdono che diventa fondamentale nelle loro esistenze. Il perdono. Infatti, perché puoi perdonare tutte le persone che ti hanno dato informazioni sbagliate su ciò che avresti potuto fare. Sì, c'è una quantità enorme di rancore nei rapporti tra le persone ormai. E il grosso problema è che la gente ha cominciato a conviverci, ecco, purtroppo. Oh, Joe, sei fantastico, davvero. Prego, grazie, ragazzi, niente di che. Molte grazie, davvero. Da dove vengono? Le matite e i fogli prima non c'erano. Non lo so. Non ho idea. Jason? Mm? Vado a farmi una doccia. Ok. Someone's getting rascally and spry. Fonda says to Flora, I really do adore ya. Flora says, I know, tell me why. You walk like one hot spot in the sun after a long winter storm. Allora, volete che vi racconti del solo miracolo a cui ho realmente assistito nella mia vita? Un vero miracolo? Sì, è stato un autentico miracolo, almeno per me. Si è trattato di una guarigione impossibile da spiegare. Dunque, eravamo nel 2000 e avevo portato un gruppo di 25 persone in viaggio spirituale ad Assisi. C'ero già stato varie volte e avevo persino scritto un libro. C'è una soluzione spirituale ad ogni problema basato sulle parole di San Francesco. Avevo parlato per circa 2 ore mentre visitavamo i luoghi
dove San Francesco aveva vissuto e aveva compiuto gran parte dei suoi miracoli. Il giorno successivo siamo andati a visitare il convento di San Damiano, dove Santa Chiara, che era stata la prima donna ad abbracciare il movimento francescano, aveva vissuto. E al terzo piano c'era la sua cella, rimasta esattamente com'era nel XIII secolo. Nel gruppo c'era un ragazzo di 21 anni, John, che veniva dalla Pennsylvania. Aveva una paralisi cerebrale e portava dei tutori molto rigidi e pesanti sulle gambe. Dovevamo salire una scala a chiocciola molto stretta per arrivare al terzo piano, dove appunto si trovava la cella di Santa Chiara. In quella situazione John era costretto a muoversi a scatti. Doveva spingere in avanti una gamba così, pensate, e poi poggiarla sul gradino. Poveretto. E una volta sollevatosi, ripetere l'operazione con l'altra gamba per arrivare in equilibrio sul gradino seguente. Ma quando abbiamo cominciato ad imboccare la parte più stretta di quella scala, non riuscì più a... Le sue gambe erano come bloccate, in poche parole. E quindi il poverino non poteva più né salire e né scendere. Era letteralmente inchiodato lì sopra. Io ero davanti a lui. Mi chiamò e disse: Wine, c'è un problema. Non posso più salire perché ho le gambe bloccate e non posso neanche scendere perché non c'è abbastanza spazio. Che facciamo? E dietro di noi c'era un'intera fila di visitatori che imboccava la strozzatura. Immaginate la scena. Denise? Così risposi, senza neanche pensarci: John, ecco cosa faremo. Appoggia completamente il corpo sulla mia schiena, aggrappati a me e mettimi le braccia intorno al collo e poi inclina la testa e provvederò io a portarti su. Ora, quello che non vi ho detto è che prima del viaggio avevo subito un grave trauma qui, al ginocchio sinistro. Avevo fatto una serie di esami presso diversi ortopedici e tutti avevano detto che al ritorno avrei dovuto essere operato perché le mie cartilagini erano troppo logorate. Così, quando mi si appoggiò alla schiena, e parliamo di un uomo pesante più di 100 kg che ti si carica addosso, feci solo 3 gradini e capii che il ginocchio stava per collassare. Saremmo caduti giù. Ebbi una breve visione di quello che i giornali e la CNN avrebbero detto il giorno dopo. Presunto guru cade da una scala a chiocciola e ammazza 40 persone. Ma mentre il mio ginocchio stava cedendo, proprio in quel momento ebbi una visione di San Francesco, così com'è dipinto nei quadri. Lui non disse niente, fu una cosa molto veloce, ma fece un gesto così con le mani, sollevandole verso l'alto. E all'improvviso sentii profumo di rose, lo stesso profumo di rose che avevo sentito. Ricordate l'esperienza? Del momento quantico? Del momento quantico, cioè. Esatto. Proprio la stessa cosa. E così mi alzai. E ripresi a salire le scale con John addosso.
Il mio ginocchio funzionava benissimo. E non solo funzionava bene, ma all'improvviso percepivo un flusso di energia forte come non avevo mai sentito. Salivo sempre più velocemente, con il peso di John sulla schiena. E poi mi misi a correre. Sì, correvo, su per le scale. E mia moglie, che era in cima, mi chiese: «Cosa ti è preso? Perché corri? Tutti gli altri sono senza fiato». E io risposi: «Credo di avere appena assistito a un miracolo, non so». E sentii che il ginocchio non mi faceva più male, che non provavo assolutamente più nessun dolore. Fra l'altro, non ho avuto più bisogno di interventi chirurgici. Era accaduta una vera e propria guarigione inspiegabile. Ehi, non vieni a letto? Sì, arrivo tra un minuto. Che stavi facendo? Oh, niente. Scusa, non hai fatto la doccia? Sì, l'ho fatta. Con i vestiti addosso? Beh, in effetti stavo per farla, ma mi sono distratta. E ti eri distratta per cosa? No, per niente. Non ti senti bene? Non capisco. Beh, sei stata sopra pensiero tutto il giorno e ho pensato che qualcosa non andasse. No, sto bene, grazie. Sarà, ma non ci credo. No. Non posso guardare? Jason, no. Cosa c'è di male se Jason, guardo? No. Amo quello che fai, vorrei soltanto... No. Esci, per favore. Scusa, volevo solo... Va via. Ti prego. No. E poi sono tutte cose senza importanza, credimi. Buonanotte. In seguito ho parlato di questo miracolo, ma era curioso. Quando mi si chiedeva perché pensi sia successo a te, io rispondevo, beh, insomma, perché no? In fondo sono Wayne Dyer, cosa volete che vi dica? E ci ho scritto tutto un libro, tanto per chiarire la cosa. Io vorrei un miracolo. Te lo auguro, e non credo assolutamente che quello che mi sia accaduto sia qualcosa di speciale, fatto solo per me. È accaduto perché il mio ego non era coinvolto. Voglio dire, in quel momento ho dimenticato totalmente il mio ego. Non sono un uomo tanto illuminato, spirituale o speciale. La mia reazione spontanea all'improvviso problema di John è stata quella di soccorrerlo. Ed è allora che è avvenuto il miracolo. In un solo momento, senza pensarci un secondo, ho soccorso un altro essere umano in pericolo. E ho dimenticato me stesso. È stato come se una porta si fosse aperta e avessi guardato un altro universo. Il modo migliore per far aprire quella porta è dimenticarsi di sé, soccorrere l'altro e servirlo, soprattutto servirlo. Ecco, uno dei più grandi errori che commette la gente è pensare di attrarre quello che vuole nella propria vita, ma una cosa in cui ho imparato a credere fermamente è che non si attrae ciò che si vuole, ma si attrae quello che si è. Sento che è vero. Quello che si è, signori. I would have been too shy. I'm such an earnest guy. I would have known five things to say. We ran inside.
circles, my baby. Diagram different lines. Now we gaze at the moon. Now hey, the hey! Ferma! Denisa! Denisa! Scusa, no. Mi dispiace tanto. No. Non avrei dovuto reagire. Ehi, 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 ascoltami. Va tutto bene. No, che non va bene. Non va bene. Insieme risolveremo no, tutto, vedrai. Ho sbagliato. No, non hai fatto niente. Lo so. Lo so che è colpa mia. Non è così. Non è così. Non ci sono colpe. Ascoltami. Ti chiedo scusa. Ti amo. Ti amo da morire. E saremo sempre felici. Non si fermi, era bellissima. Oh! Grazie. Mi dica, è ancora sveglio o doveva alzarsi presto? Non riuscivo a dormire. Ha qualche problema con la stanza? No, è tutto a posto. Qui è bellissimo. È il mio lavoro che non so come prendere. Ha provato con le bacchette cinesi? Una volta. Pensavo che ci sarei riuscito, quando ero un idealista. E pensavo che mi sarei fatto un nome. Oh, no, non dica così. Lei ha già un nome. Sì, ma il fatto è che volevo essere come Scorsese o Tarantino. Beh, tenga duro. Magari lo diventerà. Perché deve essere così dura? Un giorno ho un mucchio di quattrini per fare il mio film e il giorno dopo no. Non posso avere i soldi senza il talento e non posso avere talento se non ci sono soldi. Così il dannato film lo farà qualcun altro. Non è più roba mia. Penso seriamente di cambiare carriera. Questo è un buon segno. In che senso? Che sta mollando. È un bene. Lo pensa davvero? Non può forzare le cose. Giusto. E riacquisto la mia magia. Che cos'è la magia per lei? Non so perché dovrei parlarne a un idraulico o quello che è. So fare anche altre cose. Può credermi. E allora suoni quel piano, Cristo. Non ha mai pensato di farlo come lavoro? Beh, sì. Per un po' ci ho pensato. E poi che è successo? Ho iniziato a suonare quando ero ancora molto giovane. Mi veniva naturale. Poi sono cresciuto e mi sono accorto che c'era gente che pagava per venire a sentirmi.
Così ho cominciato a suonare più per loro che per me stesso. E ho anche iniziato a temere che avrei potuto deluderli. E l'ho fatto. Ha fatto cosa? Ho deluso tutti quanti. In modo intelligente andavo sul palco e suonavo. Qualche nota, no? Sbagliata. Di proposito. Era un test. Per vedere se mi avrebbero voluto bene ugualmente. E non gli piacevo affatto. Ci è voluto molto tempo prima che mi riavvicinassi ancora a un pianoforte. Gesù. Che gran stupidaggine. Se penso a quanto mi piaceva suonare. Già, per me lo stesso. Ed è stato così. Per anni. Non lo toccavo. Non volevo neanche vederlo. Ma era un bravo pianista, non capisco. Che cosa non capisce? Perché rinunciare a una passione così grande? Beh, facevo altre cose. Questo dovrebbe capirlo. Ecco. Per ritrovare. Sì. Zitto. La sta sentendo? Oh, certo, è la pioggia. Ascolti. Ascolti. È bella questa musica, mi piace. È un'improvvisazione. E anche un compositore? Sì, beh, ecco, sì e no. Meglio dire più no che sì. Perché? Perché non lo so fare, ecco. Fare musica vuol dire? No, non ne sono capace. Sai improvvisare, però. Diciamo che so ascoltare. Ascoltare? Io ascolto e suono quello che sento. Non complico le cose. Io le semplifico. Le semplifica? Esatto. È molto facile. A volte basta soltanto starsene fermi. Mettersi in ascolto. E la musica arriva. La musica di ognuno di noi. Qualunque cosa stiamo cercando nella vita è già qui per noi e ci si mostrerà dove e quando sarà necessario. È sempre nella nostra mente. Qualsiasi cosa ci serva a completare un progetto o ci serva per creare, è già qui. Basta prepararsi e lasciare che le cose vadano ed è abbastanza probabile che tutto andrà nel migliore dei modi possibili. Giungete le mani in alto e poi piegatevi in avanti fino a toccare il pavimento. Più giù, così, molto bene. Trattenete il respiro. No, ragazzi, non posso riprendere da qui. No? No, c'è troppo riflesso. Però abbiamo bisogno di qualcosa in interni, non c'è ancora niente. D'accordo, ma io non sono il regista. Non so che cosa voglia Dave. Dov'è Dave, a proposito? Probabilmente sta smaltendo una sbornia. Comunque io devo entrare, non posso far niente da qui. Oh, allora va bene, entra e comincia a riprendere. E tu non vieni con me? Io? Neanche per sogno. Ci saranno 200 gradi lì dentro. Ok. E tu cosa vuoi fare? Lee Wayne non parla, sai. Voglio gli straordinari per questo, eh? Sei un eroe. Ok. Su, perdiamo qualche chilo. Ehi, buongiorno. Buongiorno. Ho fatto un giro per cercare il location. Come? Ho trovato un posto assolutamente fantastico in riva al mare. Per le altre riprese? Sì, sì, ovvio. Davvero? È troppo scuro lì dentro. Non fa niente, ci siamo concessi un po' di creatività. Sembri ispirato, David. Sono ispirato, è come se stessi componendo musica, ecco. Ma di cosa stai parlando? Che ci fa Ron da solo lì dentro? Riprende quella specie di forno yoga. Già. Non mi va di lasciarlo lavorare da solo.
Copritemi, vado all'assalto. Anche tu? È entrato sul serio, accidenti. Viviamo in un mondo dove tutto è possibile. Il caso non esiste. L'intelligenza divina controlla e organizza tutto per il nostro meglio. Dobbiamo giungere in un luogo in cui non ci concentriamo più solo su noi stessi e sulle cose che vogliamo per noi stessi. Dobbiamo cominciare a chiederci come posso volere più per qualcun altro di quanto voglia per me. È questa la realizzazione che Dio ha previsto per noi. Una delle cose che ci accadono quando ci liberiamo dal nostro ego è che abbandoniamo il concetto di diritto e abbracciamo quello dell'umiltà. Capiamo di non avere diritto a nulla e che è solo l'ego che ce l'ha suggerito. La verità è che dobbiamo essere come ciò da cui proveniamo. Se proveniamo dalla divinità, dobbiamo essere divini. Se alziamo le mani e diciamo «queste sono le mani di Dio», allora cosa farà Dio delle sue mani? Solamente Dio sa cosa è bene fare. Salve. Salve. Come va stamani? Molto meglio di ieri. È un bello stato d'animo. Non meglio di chiunque altro, ma meglio di prima, bravo. Sa, mi chiedevo se qui in giro c'è un posto dove poter comprare dei fiori. Vorrei regalarne un mazzo a mia moglie. Può anche prendere questi, se vuole. Sul serio? Certo. Non è come un negozio vero. Ci sono soltanto rose e anche un po' selvati. Penso che a mia moglie piacerebbero. Venga, le do una mano. Tagli qui, a circa metà altezza, o anche più su, se vuole. Tenga le forbici oblique. Molto bravo. Bene. Non avevo mai fatto prima d'ora. Non le piace il giardinaggio? No, di solito pago un giardiniere per quello. È un professionista, sa cosa fare, come lei. Peccato. Si perde delle grosse soddisfazioni. In realtà non ho mai apprezzato i fiori, ecco. Non ne manda mai a sua moglie? No. So che non è molto bello. Ah, inizio oggi. È ciò che farò. Sa, esistono più di 200 specie nella famiglia delle rose. E non basta. Da una rosa si possono ottenere più di 60.000 ibridi, ci pensa? Sembra impossibile. La ringrazio moltissimo. Quant'è per il disco? Oh. Niente, non si preoccupi. Sicuro? Sì. Mi congratulerò con il proprietario. Ha uno staff eccezionale. Appena fatto. Lei? È il proprietario? Non ci crederà mai così. Ah. Le domando scusa. Sa, pensavo fosse solo il giardiniere. Un sbaglio comprensibile. Vedendola innaffiare le piante, insomma. Beh. Le piante hanno bisogno di acqua. Sì, è vero. Grazie ancora. Posso chiederle un favore? Certamente. Sono qui per un comitato di beneficenza. Non conosco la casa della promessa, vero? Sì, devo dare questa al direttore, ma non so in che camera sia. Oh, niente paura, lo so io. E allora potrebbe consegnargliela per me? Sì. È importante? No, è solo cartaccia. Ok, sì. E magari gliela dia oggi pomeriggio, quando io e mia moglie saremo partiti. Sì, volentieri. Grazie ancora. E così smettiamo di pensare a quello che possiamo ottenere e iniziamo a chiederci cosa possiamo offrire. Se abbiamo intenzione di offrire noi stessi, di darci al prossimo, l'universo ci risponderà dandosi a noi e ci chiederà come posso aiutarti. Ma dobbiamo essere disposti ad offrire noi stessi. È così che la transizione è completata, che si raggiunge quel luogo dove il nostro ego non ha più significato. Ehi, Chad! Ciao. Ci sei mancato ieri, bellissima partita. Peccato, ero bloccato in città. Ti capisco, può succedere. L'hai detto.
Com'è andata? Niente di che, cercano ancora i soldi. E quando li troveranno, vedremo a chi daranno il contratto. Alla prossima, Chad. Ciao, a presto. Piano, piano, non voglio che i fiori si rovinino. Sono delicati. Vi dico una cosa, non avete la minima idea di quanto possano costare. Sono gli stessi fiori della cerimonia. Attenzione, per favore, piano. Da questa parte. Che ne dici di chiamarla Rose, se è femmina? Entrando nella fase significativa della vita, non smettiamo di essere ambiziosi, ma abbiamo ambizioni che hanno un senso per noi, cerchiamo cose differenti. Ora la nostra ambizione si è trasformata in uno scopo e dobbiamo imparare a divenirne osservatori, a fare un passo indietro. Iniziamo a vivere un processo seguendo con fiducia la fonte. Ci stacchiamo dall'alcol. E tale distacco ci consente di smettere di lottare e permette alle cose di venire a noi. Non siamo più le persone che vogliono far accadere le cose. Ci limitiamo a lasciarle manifestare. La guerra è finita. Spesso mi viene chiesto, ma allora cosa serve l'ego? La mia risposta è solo che non vale la pena di difenderlo. L'ego è, come dire, un falso io. Se lo si difende, si sta difendendo un'illusione, si difende qualcosa che con noi non c'entra niente. Il nostro vero io, credetemi, è ben al di sopra dell'ego. Ognuno di noi sa che siamo nati con una musica da suonare, che tendiamo a considerarci entità separate e che dobbiamo riuscire ad inserirci, abbiamo un ruolo nella vita, ma tutto questo è falso. La svolta può accadere in molti modi. Può essere una parola, oppure una coincidenza, oppure un particolare evento che non ci aspetteremo, può essere qualsiasi cosa, ma il risultato è sempre lo stesso. Cominciamo a capire che non siamo qui per dominare la vita, per renderla sempre una lotta. Siamo qui per viverla, per godercela in pace. È questo che succede quando arriviamo al pomeriggio della nostra esistenza. Pensavo a tutte le cose che ho da fare prima di partire. Ah, sì? C'è sempre qualcosa in sospeso. Passo il 90% del mio tempo a dirigere le vite altrui, a risolvere i loro problemi. Oh, oh. E noi te ne siamo grati enormemente. No, non è questo il punto. Io amo prendermi cura di te e dei bambini, davvero. Amo la mia famiglia, però... Però? Se dipingo... Sono in un altro universo. Mi sento connessa, mi sento benedetta. Perché sei brava. Non sai quanto mi manca. Ti ricordi di ieri? Quando Jack mi ha detto che non dipingo niente. Ho capito che i miei figli non hanno idea di chi sono e che non sanno nulla di quello che ho fatto. Ricomincia allora. Parli sul serio? Sì, assolutamente. Grazie. Voglio restare qui. Qui? Solo una settimana. Nient'altro, voglio stare qui una settimana. Amore, vuoi davvero che ti lasciamo sola? Jason, ogni cellula del mio corpo vuole che torni ad essere la persona che ero. Scusami, ti sto ascoltando, ma non riesco a capire che cosa dici. Devo riorientarmi, Jason. Devo ritrovare la mia strada ed è necessario che lo faccia da sola. Sei la madre di due bambini piccoli. Non ci pensi a questo. Jason, sai benissimo che vi amo. Amo te, amo i bambini. Il fatto è che sono anche un artista e ho bisogno di potermi esprimere. Ok. Ma se ho un problema e non so come risolverlo, posso chiamarti? Oh... Niente paura. È solo una settimana, sopravviverai. E poi tornerai normale? Non posso assicurartelo. Oh. Oh, no, santo Dio, questa è una vera ingiustizia. Una cosa. Avanti. Lavatrici.
Prevedo molte lavatrici nel tuo futuro. Grandioso, davvero grandioso. Se vogliamo trovare porte aperte nella vita, dobbiamo staccarci da ciò che l'ego dice e lasciarci vivere in quel luogo divino chiamato spirito. Ci sono quattro importanti concetti che Lao Tzu definisce virtù. La prima è la reverenza verso ogni forma di vita. In una parola, il rispetto. La seconda è la sincerità, che è molto più profonda dell'onestà. La terza è la gentilezza, che in genere si manifesta come disponibilità. E la quarta è la solidarietà, che si manifesta generalmente nel servizio, nell'offerta di sé agli altri. Queste sono le quattro virtù che Lao Tzu ci chiede di fare nostre. C'è un grande verso del poeta persiano Hafiz che dice: nemmeno dopo tutto questo tempo il sole dice alla terra: sei mia debitrice. Guarda cosa può fare un amore come questo. Illumina il mondo intero. Quando torno? Tra una settimana. Fate i bravi, mi raccomando. Macchina. Ciao, ciao. David, ciao. Ciao. Come va? Bene. Hai tutto quello che ti serviva? Direi molto di più, Wayne. Ah, sì? Mi sento ispirato. Stavo riguardando il materiale e ho capito di poterci tirare fuori qualcosa di davvero creativo. In che senso? Beh, questo posto, intanto, succedono cose qui. È proprio come dicevi tu. L'atmosfera ti spinge a creare qualcosa di nuovo, di tuo. Aspetta un momento. Non eri quello che diceva di essere soltanto un tecnico? O sbaglio? Ho cambiato idea. Credo di aver capito. Sì, ma vedi, l'importante è come l'hai capito. Prima o poi tutti capiamo. C'è un bel passo nel corso dei miracoli in cui Gesù dice: se vuoi essere come me, visto che siamo simili, ti aiuterò. Se vuoi essere diverso da me, aspetterò finché non cambierai idea. E so che cambierai idea. Questo implica un'altra verità. Perché dobbiamo aspettare di morire per capire? Cerchiamo di farlo mentre siamo ancora qui. È stato un piacere. Grazie, Dave. Dio ti benedica. Nessuno ha bisogno di chiedersi che scopo abbia nella vita, ma ognuno di noi può trovarlo nel servire il prossimo. Se ciascuno di noi riuscisse anche un solo giorno a indirizzare la propria attenzione su come migliorare la vita di un'altra persona, seguiremmo la volontà di Dio. È un precetto antico, ma è tuttora valido. Preoccuparsi delle vite altrui vale più di qualunque somma di denaro. La mia amica Byron Katie dice: credere di aver bisogno di ciò che non si ha è una buona definizione della follia. Sentirsi inappagati finché non si ha ciò che si vuole è un'illusione. Davvero, non abbiamo bisogno del di più. Non importa quale lavoro svolgiamo, possiamo essere tassisti, insegnanti, operai, imprenditori, quello che conta è concentrarci su come possiamo servire gli altri. Pensiamo alle persone che ci stanno intorno senza distinzioni di classe. Possiamo essere a capo di un'azienda e senza rifugiarci nell'alcol dare tutti noi stessi agli altri. Potremmo essere un'applicazione vivente delle quattro virtù: il rispetto dell'esistenza, la sincerità, la gentilezza e la disponibilità verso il nostro prossimo. I messaggi del mattino riguardano ciò che possiamo o non possiamo fare
riguardo a come pensiamo ci giudichi la società. Ma giunti al pomeriggio, dopo la svolta, dobbiamo collegarci a un'energia che si prende cura di tutto nel nostro migliore interesse. Fermiamoci un attimo, respiriamo e lasciamoci andare. Vivere le virtù è tutto ciò che ci serve. La verità è che qualcos'altro si occuperà di noi. Basta soltanto arrendersi. Arrendersi a qualcosa di superiore al quale siamo tutti collegati e che controlla tutto. C'è uno spazio nel profondo di ognuno di noi che chiede di essere riempito, che vuole sapere se la nostra vita ha impresso un segno, una differenza in questo mondo, lasciandolo migliore di come l'abbiamo trovato. Vogliamo capire se la nostra esistenza ha influito veramente sulla vita di qualcun altro. È così per tutti. Non è una questione di età e non si tratta di trovare se stessi. Chiunque siamo, a qualunque età, siamo tutti a un battito di cuore dalla nostra svolta. This is not a race. You don't have to run. You might even slow it down, take a look around instead of chasing everyone. Nothing to prove, no point to make. If when it's said and done, you know in your heart that your song is sung. Let it guide you every day. We all know that it's good to be humble, but don't mumble your life away. You could lose it all, you would still feel like you won. You might fall out of the sky, learn to fly just by reaching for the sun. No need to fret, but by regret. If when it's said and done, you know in your heart that your song is sung. Don't go with your song still inside you. Let it guide you every day. We all know that it's good to be humble, but don't grumble your life away. A little teamwork now. La 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 la. La 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 la. Low, le, low, le, low. Low, 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 low. La 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 la. Low, 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 low. Low, 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 low. Rubber de rubber de rubber de scrub. Rubber de rubber de scrub. Hubba de hop, bop, a do. Hubba de hop, bop, a do. Hubba de hubba de hubba de hum. Hubba de hubba de hubba de hum. Don't go with your song
still inside you. Let it guide you every day. We all know that it's good to be humble, but don't fumble. Life away.